Ciao amici del Napoli Comic Con, della Luca Mangassule e del Rime Click. È un grandissimo piacere innanzitutto essere tornati qui a Napoli, è un grandissimo piacere poter finalmente vedere tutti voi, perché davvero ci siete mancati tantissimo. E oggi abbiamo il piacere infatti di avere con noi una grandissima amica, un'artista fenomenale, Caterina Rocchi. Ciao a tutti. Intanto parto subito male con un brutto disclaimer, ma ho solo mezz'ora per questo evento, perché alle 13.45 c'è la proiezione del film di Choi Jo-jung che fa Shark the Beginning, è il nostro ospite di Luca Manga School ed è il regista di questo film tratto da un webtoon. E quindi siccome è stato un ospite a sorpresa, abbiamo avuto solo questo tempo, ho dovuto tagliare un pezzo di intervista, mi dispiace ragazzi. Ma comunque sia, non mancherà assolutamente occasione per stare con Caterina, per parlare con lei e divertirci, e poi comunque sia ci sono davvero tante occasioni anche per incontrarti nel sito, no Caterina, per avere lezioni con te online, offline. Assolutamente, potete venire a parlarmi allo stand Luca Manga School, che è letteralmente lì, quindi mi trovate tutti i giorni allo stand Luca Manga School, e poi ci sono tanti eventi, tanti workshop, quindi non vi priverò della mia presenza, è solo questo evento che è stato sfigato, mi dispiace Anime Click. Ma sarà comunque assolutamente un piacere appunto anche seguire il prossimo evento senza alcun problema. Allora, perché siamo qui? Innanzitutto, chi è che non conosce Caterina di qui presenti? È una disegnatrice? No, nessuno, tutti li conoscono, tranne Michele Mari. Quindi possiamo dire una disegnatrice assolutamente importante ormai nel panorama del manga italiano. Grazie a te hai portato anche la cultura dell'Italia anche in Giappone, dove sei stata assistente mangaka, dove hai avuto delle esperienze professionali di grandissimo rilievo, che tu hai preso così tanto da lì e l'hai portato qui in Italia con i tuoi studenti della Luca Manga School, che è appunto questa scuola che forma tantissimi ragazzi. Esatto, ho fatto in generale, faccio molta formazione, è così che vado a definire il mio lavoro, formazione, divulgazione non solo della cultura giapponese e del manga in Italia, ma anche della cultura italiana in Giappone, perché quando vado e torno dal Giappone da quando ho 14 anni. Quindi c'è stato. Scusate, se non siamo molto pratici con questi microfoni, chiediamo scusa. Però vado e torno dal Giappone da quando ho 14 anni e quindi ho avuto tanto tempo per entrare in contatto con la cultura giapponese e per portare anche il meglio della cultura italiana in Giappone, perché sappiamo che ci sono stereotipi più belli e stereotipi meno belli, quindi cerco di fare ecco, un lavoro di educazione in entrambi i sensi, una strada a due corsie. Però nel mio percorso sono finita a creare una scuola di manga, cioè avevo 17 anni quando per la prima volta abbiamo detto proviamo a portare uno dei miei maestri dal Giappone in Italia, che sì, detto così è esattamente folle quanto è esattamente folle come suona, è proprio ci strano, vuole della follia, assolutamente ci vuole della follia, però questa follia ci ha ripagato ampiamente, perché adesso abbiamo l'intervista, eravamo cominciati con un corso, si diceva magari si farà un corso l'anno, invece adesso abbiamo oltre 1000 studenti, abbiamo avuto l'anno scorso oltre 200 corsi, abbiamo una sede di 1000 metri quadri, 18 insegnanti italiani formati da maestri giapponesi, quindi siamo riusciti a rendere questa scuola una cosa che non ci saremmo mai potuti immaginare in nessuna maniera, in nessuna vita avrei pensato di dirigere una scuola del genere. E io vorrei chiederti, dato che tu, grazie a questo tuo percorso di formazione di tantissimi ragazzi, sei riuscita a vedere anche in prima persona il modo in cui è evoluto l'approccio a questo mondo, il modo anche in cui, come è percepito
Cosa ci puoi dire? Perché comunque sia adesso, per nostra fortuna, che comunque in modi diversi abbiamo lottato tantissimo per far sì che ci possa essere l'accettazione del manga in Italia, di persone che amano la tecnica manga, che come la vivi, come l'hai vissuta? Diciamo che sono stata molto vicina a tutte le varie esplosioni del manga, perché in realtà il manga ha avuto più di un'esplosione. Quella più grande è stata negli ultimi 2 anni, dove c'è stato proprio un altro vero boom. Però io nasco negli anni 90, dove c'è stato un altro grande boom della cultura anime manga, Ranma su MTV e tutte queste i primi anime in televisione messi a orari assurdi che non c'entravano niente con il loro target, e ho visto proprio come il mondo ha cominciato a prendere una consapevolezza diversa all'interno del panorama, non solo a livello di non solo a livello di cultura, ma anche a livello anche con le case editrici. Cioè, questo secondo me è un momento molto interessante, perché finora ci hanno sempre detto: ma che fai, studi manga, ma cosa pensi di fare? Pensi di andare a lavorare in Giappone, quindi, perché in Italia non c'è mercato. Ma in realtà io adesso ho le case editrici che mi arrivano strisciando in ginocchioni dicendo: mandami degli studenti a pubblicare per favore, perché qui se non faccio una sezione manga con la mia casa editrice non sei so più che fare. Sei un agente di fumetti e di autori adesso, no? Più o meno, diciamo che il mio prossimo step potrebbe essere in una direzione simile. Fatto sta che le case editrici si sono accorte che esiste il manga, ci sono tante case editrici che non possono più fare finta che il manga sia una meteora, perché il manga in realtà c'è in Italia già dagli anni 60, ok? Le prime tavole sono state importate negli anni 60. Non esiste una meteora che dura, certo, 50 anni. Non è soltanto una moda come qualcuno potrebbe pensare o dire, è un qualcosa dentro la passione, i cuori di tantissimi ragazzi, perché sennò non ci sarebbe questa grande passione che continua. E comunque si evolve. Assolutamente. Perché abbiamo ovviamente vissuto questo nostro amore, questa nostra passione anche in... Grazie per l'applauso. Grazie. Diversi. E adesso diciamo che si sta evolvendo anche verso una direzione più online, più digitale. E anche la Lucca Manga School sta infatti pensando sotto questi termini. Cosa ci dici? Lucca Manga School non solo pensa ma agisce, nel senso ultimamente non esiste più solo il manga, ma si sta spostando nell'universo delle pubblicazioni anche in digitale. Infatti quest'anno abbiamo aperto ufficialmente abbiamo ufficializzato una sezione che in realtà già esisteva all'interno della nostra scuola, ma Lucca Manhwa Academy si occupa specificamente di manhwa e webtoon. Perché manhwa? Perché il webtoon come lo conosciamo adesso, il webtoon intanto, se con vogliamo, lo appunto... scorrimento verticale, nasce in Corea. Ecco, se vogliamo appunto specificare perché manhwa, se ci vuoi dire di più. Esatto, diciamo la nostra distinzione è passare dalle pagine sfogliate fisicamente su un volume in bianco e nero a scorrere le vignette in verticale in un webtoon, e abbiamo scelto la parola manhwa perché va a rappresentare l'origine coreana del webtoon come lo conosciamo adesso, e anche perché Lucca Webtoon Academy diventava un po' troppo lungo. No, vabbè, io direi che assolutamente è perfetto. Appunto, voi siete stati capaci di prendere questo grandissimo amore che c'è per la Corea, che è nato magari se non negli ultimi 2 anni, un pochino prima, però sempre a crescere, sempre di più. E vedo che anche tantissimi autori italiani hanno cercato appunto di creare dei webtoon, di farsi nelle varie piattaforme online comunque già esistenti,
però non facendo appunto le scan manga, ma pensate proprio per il cellulare, pensate esatto. proprio per l'online, che qualcuno può pensare che alla fine basta fare le tavole, ciao, invece ci sono delle regole molto rigide. Ci sono regole ben precise, infatti appunto noi sia con Luca, con Luca Manga School, Luca Manga Academy, Luca Manga Academy, la nostra, il nostro focus è che non è uno stile, ma è una tecnica grafica, una tecnica narrativa, nel manga così come nel webtoon. Non si tratta solamente di fare dei bei disegni, ma vanno anche, deve esserci dietro una tecnica per renderli effettivamente un manga, altrimenti non ci sarebbe bisogno di studiare niente, basta, altrimenti qualsiasi fumetto potremmo chiamarlo manga se non ci fossero delle differenze. E le differenze non sono gli occhioni come si potrebbe pensare, ma sono proprio grafiche e narrative a livello, in un livello molto più profondo. Ma tu hai magari già incontrato dei, magari pure bravissimi artisti, autori, che hanno trovato difficoltà nell'adattare, che hanno provato ad adattarsi e cimentarsi in questo nuovo linguaggio narrativo e magari hanno avuto dei problemi, che consigli potresti dare? Diciamo che uno dei primi consigli che posso dare proprio a tutti quanti innanzitutto è il muovere l'occhio all'interno della pagina. Questa è una cosa universale all'interno di qualsiasi tipo di fumetto e può essere fatto anche in un fumetto, anche un fumetto bonelliano potrebbe essere fatto senza stravolgere lo stile dell'autore. Questa è secondo me è una delle forze nascoste del manga, il portare l'occhio all'interno della pagina in una maniera estremamente precisa che riesce a catturare l'attenzione del lettore in maniera che non riesca a smettere di voltare pagina. Quindi appunto studiare questo movimento dell'occhio all'interno della pagina, cercare di assecondarlo appoggiando il balloon, anche seguendo lo sguardo dei personaggi, la direzione delle onomatopee, è una tecnica estremamente complessa, ma una volta che la capisci è come entrare nel Matrix. Wow, bellissimo questo esempio. Ed è soprattutto trasversale, nel senso qualsiasi cosa tu faccia, se riesci a muovere l'occhio del lettore all'interno della pagina, sei un passo avanti rispetto a tutti gli altri. E come sono stati i tuoi primi approcci invece? I miei primi approcci con il manga sono stati inizialmente molto casuali, perché ho cominciato quando ero molto molto piccola a cercare di disegnare. Però quando ho scoperto per la prima volta il manga, l'ho scoperto diciamo un po' per caso, perché mi piacevano molto i disegni, allora ho provato a comprare un volume, nonostante mi rimasse un po' contro in quel momento la società, perché era un momento in cui c'erano tutte le varie paure di queste cose strane che arrivavano dall'estero e ci rubavano i bambini, no? Queste cose lì. Sarà Caterina che attacca la società, non è più la società che attacca Caterina. Esatto, sono passata all'attacco. Però ecco, per la prima volta quando ho letto il manga mi sono sentita capita. Non ero io che dovevo cercare di capire i personaggi, ma erano i personaggi che capivano me. E anche lì sta una forza enorme all'interno del manga, che secondo me lo ha portato poi ad avere il successo che ha, perché il fulcro non è creare una bella storia, ma semplicemente portare il lettore in un'avventura. Ed è un approccio totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo in Europa. Assolutamente. Invece per quanto riguarda la tua esperienza personale con i webtoon, c'è qualcosa che ci vuoi dire? Allora, la nostra sezione di webtoon in realtà nasce già un paio di anni fa con i corsi online, principalmente con i corsi online, perché essendo una tecnica basata sul disegno digitale preferiamo farli online, è più comodo per tutti. Fatto sta che una delle mie insegnanti storiche di Luca Manga School si è fissata totalmente con il webtoon, tanto da prendersi dizionari di coreano e comprare
comprarsi da Amazon Corea i manuali di webtoon e si leggeva traducendoseli parola per parola, per dire l'amore che ci sta. Quanto tempo ci ha messo? Sono curioso. Infatti, non, ma è stato. È ancora lì. È ancora lì che traduce pezzi di manuali. Questo è dedizione, amore, esatto, passione. E questo è l'amore che portiamo in ogni nostro corso, perché per noi è molto importante lavorare dalla fonte, cercare di trovare le informazioni più fresche e più veritiere possibili, perché alla fine se uno vuole imparare a fare la pizza va a Napoli, se uno vuole imparare a fare manga va in Giappone, se uno vuole imparare a fare manga va in Corea, e quindi siamo andati in Corea a cercare di imparare questa nuova frontiera del fumetto, perché io sono molto convinta che sarà il prossimo passo dell'editoria. Stiamo avendo una crisi della carta, stiamo avendo dei prezzi, dei volumi che si alzano immensamente. Il prossimo passo per fare della letteratura accessibile a tutti, secondo me, è il webtoon. Assolutamente, o comunque sia il digitale di per sé, che può sempre, anche per il mondo del manga, non soltanto per i webtoon, essere sempre più centrale. Quindi, assolutamente. Secondo te che cosa manca per... Intanto Caterina sta bevendo, non ci aspettiamo. Secondo te, Caterina, che cosa manca per arrivare anche a questo passo di far arrivare il digitale, l'online, sempre più centrale nel mondo anche italiano, nel modo di percepire il fumetto in Italia? Io onestamente non ho fretta, per me le cose devono, cioè ci vuole il tempo che ci vuole, per me l'importante è cominciare prima, poi i risultati si vedono, poi il pubblico si abitua, poi ci sono persone che ogni giorno fanno del loro meglio per portare le novità al pubblico. Secondo me appunto è soprattutto questione di tempo. Del resto avete già dimostrato che non avete fretta e che sapete lavorare sugli obiettivi e esatto, con il tempo giusto. Lucca Manga School alla fine nasce 11 anni fa, quindi siamo nati molto molto prima di questo boom attuale. Quindi abbiamo visto che cosa succede, se credi in un progetto, se coinvolgi le persone giuste e magari hai anche un po' di fortuna, certo, riesci certo a tirare fuori qualcosa di bello. Assolutamente, quindi allora possiamo trovare questo corso di webtoon che sarà sempre più centrale nel futuro, nel presente e nel futuro di Lucca Manga School. Esatto, potete trovare i nostri corsi sul nostro sito www.luccamangaschool.com. Ci sono i corsi online, i corsi in sede, brevi, biennali, altrimenti potete trovarlo anche se vi interessa solamente il webtoon, abbiamo anche il sito adesso manua.it, ci siamo accattato. Era libero il dominio, wow! Era libero il dominio, complimenti, invece webtoon.it è già comprato. Oh, va bene. Dato che manca poco, io chiederei magari se qualcuno ha voglia di fare una domanda. Mamma, è stato così veloce che sinceramente mi pare brutto dirle di no. No, volevo chiedere, dato che il mercato dell'editoria è molto famelico, soprattutto in questo momento in cui l'online sta prendendo piede, c'è quindi anche una grande autoproduzione. Quali potrebbero essere le nuove frontiere? Giraci un pochino a favore di camera, per favore. Giraci un po' a favore di camera. Quali potrebbero essere le nuove frontiere dell'autoproduzione, tenendo conto anche del fenomeno webtoon? È un modo per farsi notare oppure semplicemente ci si mangia tra pesci piccoli? Grazie mille. Una domanda estremamente interessante. C'è da dire che hai 5 minuti per rispondere. L'autoproduzione ha in generale una grossa pecca, purtroppo, ovvero si basa tantissimo sulla fama pregressa dell'autore. È difficile fare un'autoproduzione guadagnandoci sopra o addirittura sostentandosi se non si ha già una fan base larga.
purtroppo questo è un problema. Anche però... perché ormai non siamo più nella parte, diciamo, un po' primitiva del mondo online dei fumetti. Esatto. Ormai è davvero difficile spuntare tra tutti, perché... È molto difficile farsi notare, però appunto anche lì secondo me sicuramente il webtoon aiuta in questo senso, perché è molto più facile autopubblicarsi, e le piattaforme sono fatte apposta anche per promuovere nuovi autori, perché vedono che le loro il livello di entrata in un certo senso è più basso rispetto a dover fare un volume di 200 pagine, stamparle sulla carta, farle arrivare al lettore, farle arrivare nelle edicole. Si tratta di mettere un banner su un'app, quindi è molto più facile per loro promuovere i loro autori. Quindi appunto secondo me il webtoon è un ottimo punto dal quale cominciare per autoprodursi, senza andare a fare le proprie zine a mano e andare nelle self area, perché comunque anche a livello di costi è molto più basso, non devi pagare la carta, non devi pagare lo stand, non devi pagarti il viaggio per andare alle fiere. Secondo me è perfetto. Assolutamente. Con tutto che, per carità, voglio anche dire che se qua si parla di sostentamento, però se vuoi anche soltanto crescere te come persona, come artista, vedi la strada che ti viene, però sicuramente al momento il webtoon studiare... c'è anche una richiesta, diciamo, anche più facile avere una richiesta di quello nell'online. Ci sono, diciamo che per diventare un autore ci sono due elementi che devono esserci entrambi. Bisogna studiare un botto e disegnare un botto, e fare le tavole già di suo è sia uno studio che un esercizio. Ovviamente però comprate anche i corsi di Luca Angas. Un'ultima domanda, se qualcuno vuole farla, se no... Sei in lista a favore di camera, così fatti vedere il volto, la mascherina però anche però. Allora, ho notato che spesso molte persone che intraprendono il percorso di voler studiare manga o fumetti in generale si ritrovano a volte in difficoltà nell'inserirsi nel settore, che penso che alla fine sia il punto più complicato, no? Cioè inserirsi per poi iniziare a lavorare in generale. Volevo sapere quali erano i tuoi consigli per le persone che comunque stanno cercando di inserirsi in questo settore e di pubblicare online o anche cartaceo per i titoli. Allora, questa è una domanda molto interessante, mi piacciono un sacco queste domande belle professionali, mi piacete. Per questa hai 4 minuti. Ok, grazie. Fatto sta che per inserirsi nell'editoria sicuramente l'editoria cartacea, come dicevo, ha un livello di entrata più alto per via di tutta la spesa pregressa. Sicuramente aiuta avere una presenza online, è brutto da dire, però avere una fan base aiuta. Abbiamo visto un po' di tutto pubblicato anche da gente, cioè vediamo un po' di tutto pubblicato, ma soprattutto vediamo persone con delle grandi fan base spiccare di solito. Non è una brutta cosa in realtà, perché la possiamo usare anche noi, possiamo anche noi crearci una fanbase. Il consiglio che vado a dare nel crearsi una fanbase, innanzitutto di utilizzare più di una piattaforma, quindi di non basarsi solamente per esempio su Facebook, ma di utilizzare, non lo so, Instagram, Twitch, TikTok. Ah, perché esiste ancora Facebook. Esatto. Poi soprattutto di portare dei contenuti non solo che siano visivamente belli, non solo postare i vostri disegni, ma anche fare dei contenuti che siano utili al vostro pubblico, quindi per esempio far vedere come risolvete un certo problema, parlate di aneddoti della vostra vita o del vostro fare engagement con il esatto, pubblico. Vai a creare engagement con il pubblico anche facendo per esempio tutorial, cose. E quello porta un sacco di pubblico in più. Dobbiamo pensare che purtroppo non basta far vedere solamente i nostri disegni, scusate il momento realista, però dobbiamo in un certo senso dare agli spettatori qualcosa perché loro in cambio
ci danno i numeri che poi ci serviranno per pubblicare, per farci notare dalle case editrici. Oltre a questo, ovviamente si tratta di disegnare bene, di scrivere bene, creare un fumetto non è semplice, ci vogliono bisogna sapere tante cose, però anche per esempio fare un portfolio in maniera professionale. Per esempio, stavo parlando con una casa editrice qualche tempo fa e mi dicevano: sì, noi abbiamo ricevuto un portfolio bellissimo con delle illustrazioni fighissime, non vedevamo l'ora di pubblicare questa autrice, ma non c'erano i suoi contatti. Ci pensate se vi succede una cosa del genere, di lasciare fuori i vostri contatti dal vostro portfolio, che è il vostro biglietto da visita? Però può succedere, quando non... Spero abbiano chiamato un investigatore privato, non lo so perché... Però ecco, può succedere, quindi è importante presentarsi in maniera professionale e studiarsi, arrivare ecco preparati alle case editrici il più possibile. Va bene, come ci siamo... Comunque sia, per altre domande, per molto altro, troverete Caterina al suo stand. Ai noi dobbiamo concludere. Grazie. Qui questo evento, però sicuramente cercheremo di... Caterina, se vuoi, se ci sono altre cose che tu vuoi, io come Anime Click ti posso anche intervistare anche domani con tranquillità, e poi facciamo qualcosa tutto generale che pubblicheremo in forma totale. Perfetto. Perciò grazie mille per essere stati qua. Grazie a tutti, potete trovarmi tutti i giorni allo stand Lucca Manga School, e adesso invece vado alla proiezione del film Sharp The Beginning con il regista che è lì che ci sta facendo il video. Dov'è la proiezione? Nella sala proiezioni. Ok, tutti alla sala proiezioni. Credo. Ora mi ci portano, seguitemi. Adesso, tra poco, come abbiamo detto, arriverà Caterina qui, tra di noi. Allora, Caterina, quindi, qui ovviamente siamo in live con la nostra gente. Allora, ti devo dire che mentre abbiamo mostrato il video, c'è stato già una... Si sono già lanciati quelle domande. Si è stata, sì, una domanda, lo sai, in realtà una roba... Siamo solo in due, finché siamo solo in due va bene. Solitamente anche quando abbiamo la maschera, perché c'è gente che fa la regia qui, ovviamente non ho mostrato, ma adesso siamo soltanto io e Kate solo. Allora, un ragazzo ha fatto già un'osservazione su qualcosa che tu hai detto. Driller 8. Molto interessante, ma secondo me già chiamandoli manga o manga italiani si sabotano da soli. Ciao! Con tutte le scelte che c'è fra le opere coreane e giapponesi, non vedo perché dovrei preferire opere ispirate a quello piuttosto che gli originali. Dovrebbero creare semplicemente fumetti italiani che possano avere punti in comune con gli altri stili, ma non devono essere copie, già che alcuni autori ribaltano la lavora coreana. Allora, questo è un commento anche classico, nel senso... Un attimo, mi avvicino pure il microfono. Penso che sentino bene, ragazzi. Penso che anche così penso sia abbastanza potente, sai? Dicevo, ciao Tatsuya. Secondo me questo è un ottimo commento, perché lui dice come diceva, si sabotano da soli parlando di manga italiano e manhwa italiano. Infatti, se notate, io li chiamo manhwa e manga, punto. Nel senso, io non sono per il... cerco di specificare italiano il meno possibile, a meno che non sia necessario, perché alla fine, nella stessa maniera in cui... maniera in cui un giapponese fa il suo manga, anche noi possiamo fare i nostri manga. Basta seguire le regole grafiche e narrative, perché il manga non è un manga webtoon, non è come la certificazione DOC, ecco, il DOP che deve venire da quella regione lì, se non è fatto nella regione di cognac non è cognac, e c'è lo champagne, eccetera. Non funziona così. È un fumetto, è una cosa che è replicabile, perché è una cosa che si basa è grafica. Quindi una volta studiata in maniera accurata la maniera che viene fatta, può essere replicata. Parlando invece di repliche, visto che appunto parliamo anche di civiltà... Perdonami Caterina, devo fare notare i ragazzi di fare un po' meno... Io intanto ho tempo.
e appunto il discorso rimane sullo scimmiottare, sul rassomigliare, vedere delle cose simili in ciò che si fa in Italia con quello che si fa in Giappone. Secondo me è naturale anche imitare qualcosa che qualcosa in cui che per noi è bello, nel senso, se vediamo, è normale imitare i nostri autori preferiti. Secondo me, il discorso di imitazione è anche un po' una questione che noi gli italiani cercano di imitare un po' il gusto giapponese, perché si sentono anche rifiutati dai lettori. Bella questa osservazione. Perché altrimenti non possono mettere il 100% della loro italianità, perché hanno paura che i lettori siano troppo abituati al disegno e al gusto giapponese per tirare fuori qualcosa di totalmente italiano, ma disegnato in tecniche a manga. Secondo me in parte è anche quello. Poi, per carità, ci sono degli autori che magari scompiazzano e tutto quanto. Ci sono dei mangaka mediocri, dei mangaka geniali, ci sono dei fumettisti italiani geniali, fumettisti italiani mediocri, esatto. È ovvio. Come dico sempre, poi a noi in Giappone, dal Giappone ci arriva il top del top, ci arrivano quelli che vendono di più. In Giappone c'è pieno di fumetti brutti, disegnati male. Non è che tutti i giapponesi nascono con l'illuminazione che sanno disegnare solo loro. Poi le storie non posso dire niente di che, perché non è che me li vado a leggere tutti. Però dobbiamo contare che noi dal Giappone vediamo solamente i migliori e dall'Italia vediamo tutti. Esatto, esatto. Oltre ovviamente anche alla legge dei grandi numeri, perché in Giappone ci sono tantissimi autori in più rispetto a quanti ne abbiamo in Italia in questo momento. Ovvio. Beh, quindi, insomma, io difendo il manga italiano. Bravissima. Spada tratta. Claudia dice: in Giappone credo ci sia molta imitazione tra autori, ora perché non sì. Anche autori giapponesi? Infatti dalle case editrici giapponesi mi dicono: noi siamo disperati perché non riescono gli autori, si stanno scimmiottando tra di loro e non tirano fuori più un'idea originale. Infatti anche per quello stanno cominciando a integrare autori al di fuori del Giappone, per esempio abbiamo avuto Mingo dall'Italia, abbiamo avuto dal Osa, lei è finlandese? Norvegese? Perché mi viene in mente la invece comunque insomma svedese. Dal nord, forse ce lo sanno dire loro. Oppure anche per esempio Boichi coreano. Ecco, infatti, che è molto dimenticata questa cosa. Sì, tutti si scordano che Boichi non coreano. Sia. Sì, infatti, assolutamente. Che poi quell'utente diceva comunque sia. No, ma va bene che facciate manga, che si faccia manga, però non dovete copiare. Il punto è che, allora, siamo in un'era dove la persona su internet ti vede l'Attacco dei Giganti e ti dice che fa schifo. Perciò figurati, se posso dire che l'Attacco dei Giganti fa schifo, figuriamoci quanti fumetti che magari sono più modesti, che parliamo di un capolavoro del nostro periodo, quindi per carità. Sì, Claudia Chan, stiamo parlando esattamente di lui, esattamente Claudio. Comunque, perciò è normale, giusto che voi pensiate queste cose. L'unica cosa che vi possiamo dire è davvero non date per scontato che siano tutti così, non date per scontato che perché magari avete visto dei disegni o che ne so, non voglio giudicare, non so, come non tutti i mangaka giapponesi o coreani Ci sono autori più bravi e autori meno bravi da tutte le parti, nella stessa maniera in cui ci sono persone gentili e persone meno gentili, nella stessa maniera in cui ci sono persone che hanno pregiudizi in più e pregiudizi in meno. Il mondo è bello perché è vario e dobbiamo essere coscienti e ricordarci del fatto che noi dal Giappone ci arrivano delle opere strettamente selezionate, non vediamo tutto quello che c'è, esatto, in Giappone, quindi appunto cerchiamo di essere anche gentili con i nostri autori italiani, anche perché non c'è motivo di farci la guerra tra di noi, siamo tutti appassionati, vogliamo tutti la stessa cosa. Barbara di Genshin Impact, intanto il cosplay. Michele Mari mi fa così, raga, vergogna, che vergogna Michele Mari. Comunque,
Allora, mi sta urlando e sono il suo peggior nemico, imbarazzante, ragazzi, perdonatemi per questo parentesi. Allora, Caterina, com'è andato? Allora, come avete appena visto, il nostro panel con Caterina è durato un pochino di meno. Perché si è andato alla presentazione. Perché dovevo correre. Dici tutto. È andata benissimo. No, sì, dovevo correre alla proiezione di Shark the Beginning, perché è il regista del film tratto dal webtoon di Shark, è il nostro ospite con il Kamano Academy, e quindi non potevo non essere sul palco con lui, fargli delle domande, e infatti sono uscite delle risposte molto belle, molto interessanti, che potrete poi vedere quando caricheremo i video sul nostro Instagram, Luca Manua Academy, NHWA. Ecco, magari se qualcuno da casa mi può aiutare, linkarlo se è possibile, se no dai, ci sarà sicuramente occasione. Perché per esempio lui ci raccontava che sì, stava uno dei suoi attori era in comune con Squid Game. Oh, okay. E quindi ci raccontava che è stato difficile far incastrare le due produzioni insieme. Ha detto: la prima volta che ho sentito parlare di Squid Game è stato da questo attore che mi ha detto: sì, vengo a fare il tuo film molto volentieri, però nel frattempo ho quelle proiezioni. Ho un piccolo ruolo in questa serie televisiva che si chiama Squid Game. E lui dice: ah, che strano nome. E poi in realtà l'attore è quello che fa il poliziotto infiltrato. Mamma mia, davvero. Ed è stata sicuramente una bellissima esperienza, no? Sì, è stata un'esperienza fantastica. Poi lui anche è molto bravo a parlare, è molto bravo a coinvolgere le persone. Dopo posso dire che è stato anche una persona, si vede estremamente gentile, a modo, mi si è anche avvicinato, mi ha salutato. È stato davvero un ospite delizioso. È anche bello che a Napoli riusciamo ad avere, grazie a voi, in un anno senza ospiti appunto asiatici, Luca Manga. Essere riusciti a riportare. Non so come ce l'abbiate fatta, però complimenti. Guarda, non lo so neanche io, è successo tutto per una congiunzione astrale che veramente non potrei essere più contenta. Fatto sta che comunque quest'anno stiamo lavorando per portare dei mangaka dal Giappone in Italia per i prossimi corsi estivi, per le masterclass dei nostri corsi biennali, tra cui anche una masterclass online, se riusciamo, vediamo di combinare una masterclass online, però per adesso non posso dire quando, comprensibile, non voglio fare... Ecco i link. Grazie mille Ellie che è da casa. Tra l'altro oggi continueremo a parlare anche di webtoon, perché avremo poi come ospite, oltre a Renato Franchi, avremo Giundo, la piattaforma webtoon di pubblicazione di manga. Mi presenti quando passano da tempo? Se vuoi venire sei più che... Non è un problema. C'è qualcuno. Comics selvatico. L'ospite del prossimo intervento si sta... Tra l'altro è altissimo, ok? Prima volta che lo vedo dal vivo, mi sa, wow. Comunque, no, sì, se vuoi venire, se con Giundo è un piacere. Alla fine gli torna comodo che sia manga per il senso di lettura occidentale, dice Fenar. Il senso di lettura verticale è estremamente interessante. Noi quando parliamo di manga, non parliamo solamente del volume, ma proprio anche del webtoon, esatto, con formato Fenar. Scorrimento. Sì. Abbiamo scelto il nome manga per legarci alla Corea e poi, come avevo detto prima, Luca Webtoon Academy è un po' lungo. Si prende una delle scuole più importanti del mondo del fumetto coreano, che ormai sono diventati i maestri appunto del webtoon, assolutamente, ed è una nuova sfida, perché giustamente avete detto, dopo 9 anni il manga ormai in Italia è sempre più accettato, perché non complicarci la vita un po' di più, mi pare giusto.
Drelar, il ragazzo di prima, dice, c'è una rivista in Giappone di cui non faccio, puoi dire il nome delle riviste, guarda, non c'è problema di copyright, pubblica capitoli di opere di vari autori europei non ribaltate, alla fine non è obbligatorio sia da destra a sinistra. Sì, 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 assolutamente, molto, cioè, noi stiamo vedendo un'apertura da parte del Giappone alle opere estere. C'è tanto interesse, ecco, quindi questa cosa mi fa piacere perché comincia a essere uno scambio. Ah, dice, vabbè, ha fatto la battuta mentre quella ci sia il copyright, vabbè, ma ah, puoi dirlo, non ti preoccupare, puoi dirlo. Ma loro non pubblicano in Giappone, che so. Non so che cosa intende, però comunque... È vero, in Giappone c'è una casa editrice che si chiama tipo Euromanga. Comunque poi si può dire Euromanga, nel senso basta che non ci facciate i soldi sul termine Euromanga, non è discussione di oggi, però potete dire. Quello è un flame per un altro giorno. Non è un problema. Per fortuna è molto lontano da me, non mi vedrete mai scrivere, non usate il nome Luca Manga School. Pensa alla cosplayer Caterina Rocchi, non puoi usare il nome Caterina Rocchi. Mamma mia. Perciò, come stavamo dicendo, non è obbligatorio da destra a sinistra. No, infatti, anche in Italia ci sono autori che usano un po' un verso, un po' quell'altro. Dipende molto dal gusto personale. Secondo me, per se ci si rivolge a un pubblico che è primariamente abituato a leggere manga, penso che convenga mantenere la lettura manga. Sì. Mentre invece, se cerchiamo di prendere un nuovo pubblico che invece non è per forza abituato a leggere solamente, primariamente manga, allora ci sta la lettura occidentale. Però ecco, secondo me è una questione di a chi ci vogliamo rivolgere, probabilmente. Sì, sì, questo è molto importante, perché effettivamente c'è da assolutamente considerare anche il pubblico di riferimento. All'inizio in Italia, appunto, Star Comics aveva le tavole sinistra-destra, esatto, ad esempio. E questo era sempre stato visto, giustamente, come un problema. E poi si è dati nella direzione che tutti ben conosciamo e abbiamo, di destra e sinistra. Per gli italiani, invece, forse si fa il percorso un po' inverso. Si fa a destra e sinistra perché comunque sia il pubblico di riferimento principale di queste opere è chi ama One Piece, chi ama Jujutsu Kaisen, chi ama Made in Abyss, che sono abituati a leggere queste opere con un determinato senso di lettura. Non è soltanto questione di stile, anche questione, appunto, sono secondo me queste cose molto interessanti, molto importanti, che molti lettori, giustamente anche perché non è il loro ruolo, lo danno per scontate, no? Non ci si soffermano. Alla fine, diciamo, può essere una preferenza dell'autore. Io sogno un mondo in cui non si va a discutere di in che direzione facciamo la lettura. Guardate Tom Nook. Sì, c'è Tom Nook. Chiedete di fare la foto a Tom Nook. La foto a Tom Nook, perdonami Caterina, ma la foto a Tom Nook non si può non fare. Stupendo. Insomma, come... Sì, assolutamente, sogniamo di avere un mondo dove tutti questi paletti non siano un problema. Abbattiamo le barriere. Allora, nella live di prima hai detto Caterina contro la società, Caterina contro le barriere. Sarà che sono stanca, ma sono molto polemica. Dice che Euromanga GP c'era forse Angela Vianello? Maybe. Può darsi, Angela Vianello, autrice, artista, che sicuramente, che quanto autrice non si può che dire quanto sia brava. Bravissima. Tra l'altro ti dirò, il mio primo articolo su Anime Click fu un articolo su Angela Vianello. Fantastico. Perciò... Ora poi c'è anche Mirka Andolfo, che sta pubblicando Fabbrica in Giappone. L'abbiamo intervistata. Abbiamo già trasmesso Mirka Andolfo. Grande. Oh, c'è un signor Mario Rocchi. Che è mio padre. Ma comunque sia, c'è da dire che sarebbe davvero meglio per tutti se la gente comunque non badasse troppo a queste sottigliezze e che giudicasse le opere, anche perché, Caterina, conferma o smentisci, la gente in Giappone non ci fa realmente neanche tutto questo peso alla fine, il fatto della nazionalità, ovviamente si dà il peso così, però non è che
una opera in quanto italiana non verrebbe considerata per quello, eccetera, eccetera. Diciamo che ecco, non vedo il motivo per cui escludere a priori delle opere per via della nazionalità. E non pretendere che per via della nazionalità l'opera deve per forza avere determinate cose. Alla fine, cioè, noi è fumetto, cioè, sì. È fumetto, stiamo parlando di fumetto, non stiamo parlando di intrattenimento, di la novità, la possibilità di fare cose nuove, di sperimentare, fa parte del fumetto da sempre. Stiamo parlando di comunicare in qualsiasi lingua, in qualsiasi maniera, noi vogliamo comunicare. Io sì. Vedo una cosa bellissima, che non c'è motivo di limitare. Esatto, assolutamente. Non si chiede altro che cercare di far esprimere quello che si ha dentro, perché se la nostra generazione è quella che sta spingendo sull'acceleratore su questi temi, è perché ci teniamo davvero tantissimo. Claudia dice: si parla tanto di inclusione, anche in questo campo ci sarebbe più inclusione e meno presenza. Sì, diciamo che quando si parla di inclusione magari si utilizza su argomenti diversi, però sì Claudia. Però comunque sì, invece di separare tutto in categorie, alla sì. Fine il fumetto è fumetto, manga significa fumetto, ci piace il fumetto. Sì. Poi, che sia fatto dai giapponesi o che sia fatto dagli italiani, alla fine è la storia l'importante, il personaggio, e quindi diciamo la differenza in realtà tra il fumetto giapponese e il fumetto europeo, più che altro è la maniera in cui viene concepita la storia che non come viene disegnato, perché il disegno è una parte, non voglio dire superflua, perché non è superflua la parte visiva, però non è quello, è solo quello che vediamo, sì. Ma non è quello che percepiamo, quello che ci rimane, non ci rimane come è disegnato bene un fumetto, se è fatto bene, ci rimane quanto ci ha fatto battere il cuore la storia. Io ripeto che secondo me, un esempio che ho fatto alle volte è che se Made in Abyss fosse stato italiano, molti ci sono delle persone che avrebbero detto: no, quello non è un manga, secondo me, perché è uno, tra l'altro anche per dire un'opera che ha avuto tanto successo ultimamente, Osama Ranking, Ranking of Kings, che è anche quella abbastanza particolare, secondo me, cioè, ma quella è tipo fiabetta così, non è manga, è un'altra cosa. Secondo me sono persone. C'è chi dice anche manga non possono essere se hanno dei colori. Sì, ora c'è, stavo per dire appunto proprio il manga, quello sulla vita di Coco Chanel. Uh-huh. E ci sono delle parti colorate. Sì. Quindi insomma, secondo me è un momento in cui stanno cambiando tanto le cose. E non c'è granché bisogno di mettere paletti. Quindi ecco, io vi invito a cercare di vedere le storie per ciò che sono, a leggere la sinossi della storia e cercare di capire se vi può piacere, invece che leggere il nome e cercare di capire se è un italiano o un giapponese. Esatto. Tra l'altro siamo in chiusura, tra poco avremo appunto ospite da noi Renato Franchi di Star Comics. Lo sottolineo perché vedo che i numeri sono abbastanza si sono alzati abbastanza, quindi sarà sia perché abbiamo Caterina qui, ma sarà anche per la presenza ovviamente di Renato. C'è qualcosa con la quale ci terresti a chiudere questo intervento? Aiuto, mi metti un sacco di pressione a dare la chiusura. Ok, sì, come dicevo prima, cerchiamo di leggere la sinossi e non il nome dell'autore per capire se qualcosa ci può piacere o meno. Allora, Fenar, e poi dice un consiglio da comprare. Allora, ultimamente mi sto divertendo molto con Tulipor Knot, okay. Cioè lo trovo proprio divertente. Federico Preschi è un altro che ha studiato in Giappone. Non che il nostro insegnante di Lucca Manga School, ma non lo nomino per quello, perché poi di insegnanti che pubblicano nostri ce ne sono. Però proprio una storia che mi fa... perché quella è una storia molto italiana... Sì. Con il tocco giapponese, è una storia che secondo me non va a ricercare i pezzi di Giappone, e, visto per ritornare nel discorso precedente. Invece un'altra serie che sto comprando ultimamente è Atelier Vincette. Oh, io lo amo tantissimo! Non vedo l'ora che esca tantissimo. L'anime. Sì, poi lì ci sono tante ragazze che mi ricordi. Capolavoro Atelier, ok? Io non lo so, gli posso dire anche seguite Kumishire Indie, Sara Fabrizi per dire un nome estremamente conosciuto,
Martina Mura, vi dico anche i nomi di autori, nel senso, Drenar, e poi chiudiamo, ragazzi. Cioè, appunto diceva Caterina prima, manca si potresti più per l'occhio che sono all'interno della pagina, quelle vignette che fanno, è stata bellissima quella. Del fumetto estero questo aspetto c'è molto meno. Dici quindi mi che piacerebbe, se, mi piacerebbe vedere più vedere questi accorgimenti di più nel fumetto occidentale, perché è una cosa che potrebbe essere integrata senza stravolgere sì. lo stile dell'autore, perché chiaramente quando hai uno stile non è che lo vuoi cambiare. Va bene Caterina, quando sarai editor saremo tutti pronti per questo. Allora, grazie mille Cate, abbiamo concluso e allora qualche minuto di pausa e poi avremo Renato Franchi con noi. Grazie per avermi avuto come ospite. Ciao.